Nuovamente buongiorno a tutti, buon pomeriggio, bentornati alla nostra trasmissione Tele4 Estate. Vi presento subito la nostra ospite di oggi, Livia Amabilino, presidente della Contrada. Buongiorno e benvenuta. Allora, si parla di teatro, quindi la Contrada. Innanzitutto le chiedo, Livia Amabilino, appunto come avete trascorso questa estate, in che modo avete lavorato durante tutta l'estate e come avete preparato la nuova stagione, il nuovo cartellone che ormai è pronto, infatti lo presenterete la prossima settimana, vero? Sì, diciamo come tutti, un periodo di quasi 2 mesi lavorando da casa e quindi anche nell'incertezza del futuro, di cosa si sarebbe potuto fare, ma sempre con grande ottimismo perché il nostro modo di essere, la nostra forza. Appunto perché noi organizziamo, diciamo, attività culturali e questo è un arricchimento che secondo noi mai verrà meno in un certo senso, no? Nell'ottica di un'educazione permanente, nell'ottica di proporre sempre nuove cose. Poi quando siamo potuti tornare in ufficio è ricominciato il lavoro normale, solo in un'enorme incertezza, diciamo, che si è pian piano chiarificata il modo in cui poter fare, poter anche realizzare i voucher, no? Perché c'era tutto il problema Infatti, della stop della stagione della stagione passata, passata, dello infatti. stop, e quindi anzi faccio una così approfitto della vostra gentilezza per dire che ancora chi non avesse richiesto i voucher lo può ancora fare venendo da Bene. noi, quindi non occorre fare complicazioni. Basta venire da noi, al centralino naturalmente del nostro teatro che è aperto, ci sono le nostre addetti in totale sicurezza, quindi seguendo tutte le regole, noi immediatamente possiamo dare il voucher e questo voucher può essere spendibile in 18 mesi, quindi può essere speso subito per così comprare un nuovo abbonamento perché noi ripartiamo con la stagione come ogni anno, anzi forse anche prima, quindi abbiamo qua anche il nostro libretto che è appena uscito dalle stampe, per cui c'è Ecco, ancora quindi caldo di macchina. cercheremo di strappare qualche Sì, anticipazione adesso prima della qualche cosa verrà fuori, anche se presentazione. tutta la stagione verrà presentata mercoledì alle 11:30, poi faremo la tradizionale festa degli abbonati il pomeriggio, che Bene. naturalmente ha bisogno di prenotazioni, Ecco, perché quindi questo, insomma, ci sono un po' di difficoltà in più rispetto al solito, però. ci sono delle difficoltà o più che altro delle accorgimenti, delle accortezze, perché noi teniamo alla nostra salute e alla salute di chi viene da noi, per cui noi diciamo, osserviamo con precisione tutto quello che ci viene detto di fare, quindi ci sarà il gel, quindi ci sarà la prenotazione obbligatoria, naturalmente qualche cosa cambierà. Per questa prima parte di stagione, in cui probabilmente noi immaginiamo continueranno il contingentamento, cioè la riduzione dei posti in sala, bisognerà prenotarsi di volta in volta perché, ma io dico sempre, c'è uno svantaggio nel senso che magari qualcuno non avrà il posto fisso, lo potrà prenotare, ma non ce l'avrà di default, diciamo così. Chiaro. Però d'altra parte vedranno tutti molto meglio perché saranno in pochi in Vero. sala e per cui ovviamente la visibilità sarà ottima, già l'acustica lo è, ma È la vero, visibilità sarà infatti, ottima. Quindi sarà c'è ottima. un piccolo vantaggio anche nello svantaggio. Bisogna sempre trovare il Certo, il lato lato positivo, positivo. giustissimo. Sul vostro sito vedo appunto scritto non vediamo l'ora di ripartire proprio con... Esatto, no? Diciamo che non è ancora aggiornato perché noi lo aggiorniamo il giorno della conferenza stampa. Però lo slogan di quest'anno Sì, qual è? lo slogan di quest'anno è appunto, ho un vuoto di memoria, ma cioè, a proposito di Di noi, noi, ecco, a ecco, proposito di quindi... noi, perché molti di questi spettacoli, appunto, come molte volte in teatro, trattano di cose che ci riguardano. Questo ci volevamo sottolineare con questo slogan, proprio il fatto che la cultura, gli spettacoli in generale parlano di quella che è la nostra vita, non sono qualcosa di lontano, di astratto, di intellettualistico, ma sono qualche cosa invece che tocca i nostri sentimenti, il nostro vissuto, le Certo. nostre storie individuali dove noi ci possiamo ritrovare, quindi ci sono tanti temi che possono essere familiari o anche sociali che ci riguardano e che quindi possiamo affrontare insieme, qualche volta ridendo, qualche volta
quando c'è qualche cosa di più emozionante, emozionandoci, qualche volta piangendo, per chi ha il coraggio, come al cinema si è ancora più protetti, diciamo. Però anche il teatro si presta. Anche al teatro si presta, se no proprio così, a piangere, certamente a commuoversi. Ecco, certo, questo verissimo, verissimo. Sì, perché molte volte i giovani, anche i giovani registi, certe volte anche negli spettacoli più contemporanei, qualche volta attori e registi hanno paura delle emozioni, che secondo me invece il teatro non può che essere trasmesso tramite emozioni. Cioè, se io devo avere qualcosa di intellettuale, lo leggo in un libro, in un saggio, ecco, anche diciamo temi molto alti devono passare attraverso il narrare in qualche modo. È vero, e quindi comunque anche attraverso l'emozione, d'altronde il teatro è emozione. Sì. Ci può dare qualche piccola anticipazione? Siamo molto curiosi di quali saranno i protagonisti e i temi forti, insomma qualcosa già anticipato della stagione di quest'anno, poi magari torniamo anche sulle modalità, perché le modalità, certo, pratiche proprio di fruizione degli spettacoli da parte dei nostri telespettatori, che sicuramente hanno questa curiosità. Allora, tradizionalmente, e quest'anno la tradizione è confermata, diciamo, abbiamo lo spettacolo in Triestino, naturalmente avrà la nostra Ariella Reggio, proprio per il fatto che ci sono delle regole stringenti anche per gli attori in palcoscenico. Iniziamo con uno spettacolo in cui non c'è tutta la compagnia schierata, che però vi dico già che vedrete in altri spettacoli, in altri momenti della stagione, ma sarà Ariella Reggio e Anselmo Luisi, che è un musicista, un percussionista diplomato al conservatorio, che faranno una cosa molto particolare, nel senso che Ariella si cimenterà in quello che è un genere che normalmente è molto contemporaneo, cioè la stand-up comedy. Infatti questo si chiamerà, siccome noi tutti abbiamo passato la quarantena, in realtà questo spettacolo si chiamerà Ottantena, stand-up comedy show con Signora e Mascherina. E quindi in qualche modo Ariella e Anselmo parleranno appunto di come ha vissuto Ariella, ma naturalmente molte persone come lei in casa, a vivere questo momento così particolare, così strano, e quindi naturalmente con questo testo scritto appositamente su di lei e per lei da Davide Calabrese, che è uno degli interpreti degli Oblivion, che certo, molti di voi conoscerete, che ha cominciato una collaborazione con noi già da alcuni anni e che era molto divertito dall'idea di fare questo genere così particolare per Ariella. È chiaro, quindi insomma partite sicuramente molto bene, perché a parte Ariella Reggio è amatissima dal pubblico triestino, è appunto un testo di Davide Calabrese che affronta proprio in maniera tutta triestina, par di capire, certo, no? Quello che è stato insomma sicuramente un periodo difficile, ma che può dare molti spunti, e l'abbiamo visto anche noi gestendo proprio esattamente le voi trasmissioni. Ne sapete molto. Costantemente, no? Quindi poi si crea un bel rapporto anche con i telespettatori, immagino che si creerà lo stesso rapporto anche con gli spettatori a teatro, quindi questa è davvero una bella partenza per non dimenticare anche l'attualità, no? Certamente. Per stare ancorati comunque alla realtà. Proprio sì, poi starà su un mese, anzi quasi più di un mese, poi faremo come sempre altre date, ma c'è anche un progetto in realtà con Davide per una versione di questo testo in italiano, perché è vero che in triestino verrebbe tradotto in italiano, però l'esperienza è un'esperienza che non riguarda, ahimè, solo la nostra città, la nostra regione, infatti. Ma è un'esperienza che stiamo vivendo purtroppo in tutto il mondo, e quindi chiaramente è esportabile, è uno spettacolo leggero appunto, che può essere anche visto al di fuori della nostra regione. Abbiamo cominciato a vedere in giro per la città, e questo davvero rincuora, perché dà proprio il segno, no, della ripresa anche finalmente delle stagioni e degli spettacoli anche a teatro. Abbiamo visto vari cartelloni con nomi di prestigio anche per il panorama teatrale italiano.
vogliamo fare anche qualche altro nome? Allora, diciamo che ci sono anche dei personaggi un po' particolari in questa stagione, ci sono molti spettacoli prodotti da noi o coprodotti da noi, perché in realtà in questo periodo proprio abbiamo in qualche modo molto ragionato sulle nostre produzioni, su come andare in giro, perché anche quello c'è molta difficoltà, i teatri sono in qualche modo sbandati, nel senso che hanno difficoltà nel fare la programmazione, l'abbiamo avuta anche noi. Intanto noi abbiamo messo Montanari e De Logu in copertina e già questo ci pare veramente due nomi molto interessanti, anche un testo molto interessante. Ecco, questo posso dare di anticipazione. Francesco Montanari è un attore di teatro molto noto, ma ha collezionato moltissimi premi di cinema in realtà, perché ha lavorato con grandi attori, ma poi anche al grande pubblico è conosciuto perché ha fatto anche delle fiction molto importanti in cui affrontava dei personaggi particolarmente il mafioso, quindi anche oscuri. E Andrea De Logu è una presentatrice, ma è una, in realtà una conduttrice televisiva e anche un'attrice, che però è una donna molto particolare, molto come dire, che si distacca dalle protagoniste che noi vediamo usualmente. Fra l'altro loro nella vita sono marito e moglie, affrontano questo testo che è una specie di thriller psicologico con diciamo anche sottesa quella che è un tema sulla violenza sulle donne, ma in realtà appunto è un thriller che vede appunto, c'è questo misterioso personaggio che seduce queste donne, le lobotomizza e poi ne fa ciò che vuole, e lei invece è un personaggio che un giorno apre la porta, vede questo giovane, lei si sta occupando di questa vicenda e poi vedremo come va. Quindi è un giallo dark con molti finali, insomma è un testo interessante con degli attori che non sono mai venuti da noi e che hanno comunque una loro particolarità. E così anche altre cose che abbiamo in stagione seguono un po' anche nelle nostre produzioni dei nomi abbastanza, alcuni nomi abbastanza interessanti. Poi ci saranno le commedie che non mancano mai nel nostro teatro. È il piatto forte, no? Perché noi ci crediamo nella mescolanza dei generi, per cui avremo dei classici, ma come sempre avremo un importante spettacolo musicale che ancora non svegliamo, però possiamo dire che c'è Irene Pivetti, un testo scritto per lei, con lei, proprio sia molto musicale e molto divertente, con una tematica molto divertente, e quindi abbiamo sempre il lato musicale, il lato classico, il lato drammatico e le commedie. E le commedie, quindi è davvero insomma una stagione in fase di ripartenza, come è meglio di prima. Naturalmente prima ne parlavamo, non mancano le difficoltà, no, a cui avete dovuto lavorare anche nel corso dell'estate, pur non fermandovi mai, no, come attività. Ragionare come naturalmente riuscire a fare stare gli spettatori in sicurezza. Infatti, adesso diciamo la normativa è abbastanza chiara, ci sarà molto probabilmente, adesso le norme sono estese fino al 7 settembre, ma noi immaginiamo che rimarranno, noi speriamo fino a metà dicembre il massimo, che dopo speriamo che le cose si normalizzano, e se no ovviamente noi seguiremo le regole fin quando ci diranno di farli seguire. Si andrà avanti in questo sì, modo. Sì, quindi naturalmente la mascherina, la igienizzazione delle mani, l'istanziamento in sala, quindi naturalmente la sanificazione della sala, questo non occorre neanche dire. È chiaro, obbligatorio, e la prenotazione che noi faremo, ma tanto dovranno venire da noi per prendere i voucher, perché i voucher poi sono una specie di sconto quest'anno, perché chi ha i voucher paga l'abbonamento di fatto la metà, oppure è vero, quindi è un grande, è bello venire lì prendersi quello che rimane dell'anno scorso
E quindi venire a vedere un'intera stagione, alcuni spettacoli sono recuperati dell'anno scorso, altri non abbiamo potuto recuperarli, ecco un'altra difficoltà, perché sono stati proprio cancellati perché per vari motivi naturalmente certo. dovuti alla situazione, per cui si riparte con queste regole che sono spiegate molto chiaramente nel libretto, poi compariranno nel video, ma ripartono tutte le attività, per esempio riparte anche la nostra, che poi spero di poterne parlare in seguito anche qui, anche le residenze, le nostre residenze UFO con il progetto di Marcella Serli. È confermato e quindi assolutamente ricomincia prestissimo, avremo settembre, ottobre, novembre, pieno di appuntamenti molto particolari, molto belli, perché quest'anno abbiamo fatto un bando nazionale a cui hanno aderito tante compagnie, è stata fatta una scelta e noi siamo convintissimi delle scelte che abbiamo fatto e quindi parte anche quello in settembre. C'è il bando sempre appunto pubblicato sul vostro sito, residenze d'arte non identificate, la Col 2020, no? E quindi, certamente, il bando naturalmente è chiuso, ormai è stata fatta la graduatoria, noi abbiamo comunicato ovviamente a tutte le compagnie quelle che sono state scelte, vengono un po' dappertutto, insomma, vengono da Milano, vengono da Roma, insomma. Sono artisti che hanno bellissimi curriculum, che sono stati alla Biennale di Venezia o che vanno alla Biennale di Venezia e poi vengono da noi in questo settembre, quindi partecipano alla Biennale e poi vengono da noi a completare il lavoro, quindi seguiteci perché saranno delle chicche interessanti. Benissimo, allora i vostri spettatori più affezionati vi hanno già contattato nel corso di quest'estate per sapere, per avere delle novità appunto sulla ripresa, avete cercato di mantenere questo rapporto in attesa proprio della ripartenza? Sì, naturalmente molto spesso abbiamo dovuto scrivere 2, 3, 4 mail perché cambiavano continuamente le regole, per cui è stato un po' un parto, anche i voucher sono stati un parto. Era questa forse, no? la difficoltà principale. Una grande difficoltà perché poi diciamo inizialmente noi abbiamo indirizzato i nostri spettatori a richiedere il voucher online, però effettivamente dato che questo sistema è un sistema nazionale, ovviamente molti hanno avuto molta difficoltà, quindi perché il sistema si impallava, perché era complicato, perché non tutti sono così smanettoni come si dice adesso, certo, e per cui a un certo punto abbiamo detto chi non ce la fa tranquillamente venga da noi, e quella è stata un po' la soluzione, perché è un po' una svolta, sì, perché sentirsi dire non preoccuparti, risolviamo noi il tuo problema, basta che vieni qui, e questo come dire, un po' placato, un po' di ansia, perché infatti. Ovviamente anche il fatto che il governo abbia prolungato i termini sia dell'emissione che anche della riscossione. E poi devo ringraziare moltissimi che hanno rinunciato al voucher e quindi hanno fatto un regalo alla struttura, che ovviamente ha subito dei grossissimi danni dalla situazione. C'era anche lockdown. Questa possibilità. No? C'è questa possibilità, tra l'altro è una possibilità che questo regalo venga scontato nelle tasse, perché viene configurato come Art Bonus, che è un sistema fiscale molto semplice, basta comunicare al teatro il proprio cognome, il codice fiscale, e noi rilasciamo una dichiarazione che quindi questo importo, per una importante percentuale, viene scalato dalle tasse, quindi anche un piccolo, come dire, aiuto in questo senso qua. Aiuto per il proprio teatro, certo. Insomma. Cui, sì, è una campagna nazionale che, diciamo, dalla Sicilia alle Alpi, è stata lanciata da tutti i teatri e molti hanno aderito e vale, li ringraziamo. Anche qui nella nostra città e alcuni triestini, insomma vari triestini spettatori della Contrada hanno aderito a questa possibilità, ci fa molto piacere, questo sicuramente aiuta anche nel lavoro di preparazione anche della ripartenza e della nuova stagione. E, da parte invece delle compagnie che ovviamente avete dovuto
dovuto contattare. Qual è stato il sentimento prevalente che avete così avuto da parte appunto di queste compagnie, di chi si occupa magari anche della produzione? Qual era la difficoltà principale o il timore anche, no? Immagino, allora, insomma, assolutamente, lavora nello spettacolo, insomma, ne ha sentite. E perdura, infatti, ancora oggi, infatti, sicuramente l'incertezza. Ancora, l'incertezza uccide, noi siamo abituati a programmare un anno e mezzo prima le nostre attività, un anno prima, noi investiamo prima e poi aspettiamo che arrivino gli incassi, per cui e naturalmente il teatro privato è quello che ha sofferto di più, che soffre di più, esatto, perché ovviamente si basa gran parte dei propri introiti sugli incassi. Siccome sono mancati gli incassi, continuano a mancare, mentre invece le spese delle strutture vanno avanti, certamente il teatro privato è quello più in difficoltà e che chiede con voce più alta una certezza nel loro destino, fra virgolette. E poi naturalmente hanno sofferto moltissimo gli artisti. Gli artisti, i tecnici, i service, tutto l'indotto enorme del nostro comparto. Perché non dimentichiamo che, insomma, sono lavoratori che hanno anche magari in questa particolare situazione hanno avuto appunto lo spettro dell'incertezza e la paura anche di non avere le sufficienti tutele. Insomma, sono lavoratori di un importante settore dell'economia. Certo, no? Quindi, sono arrivati molte forme di sostegno, però sono anche forme di sostegno che non possono durare in eterno, no? Per cui certamente bisognerà avere una visione di prospettiva e far ripartire le strutture, perché queste persone non vogliono vivere di assistenza, gli artisti, infatti, tecnici, service, vogliono vivere del loro lavoro. È chiaro. E quindi ci vuole una nuova ripartenza, come ripartiamo noi con la stagione, con fiducia e ottimismo, sapendo le difficoltà, perché non siamo degli sciocchi evidentemente, certo, ci saranno delle difficoltà, però bisogna ripartire con ottimismo, perché non si può aspettare che arrivi dal cielo la soluzione, bisogna rimboccarsi le maniche, naturalmente fare delle richieste ragionate anche a chi ci deve dare delle risposte per questo settore che, ripeto, nelle sue diversissime forme, che è la musica, che è il teatro, che sono le performing arts, che sono il singolo artista, muove una parte del PIL che forse pochi sanno il peso di questo settore. Cioè, anzi, il governo in realtà lo sa, perché ha cominciato piano piano, mano a mano, a capirlo. Vero. Perché tantissime persone hanno richiesto degli aiuti. Forse in questa situazione ci si è resi conto proprio del peso, no? Anche economico, proprio, anche economico. Del mondo dello spettacolo nel suo complesso. E della scuola, aggiungerei. E della scuola, infatti, è un tema di cui si sta parlando moltissimo in questi giorni, la ripresa appunto della scuola, che tutti speriamo, insomma, venga con la massima sicurezza possibile, però poi nelle date che sono già state stabilite. Io ringrazio molto Olivia Mabilino per essere stata con noi oggi. Grazie a voi, veramente. Aspettiamo allora la conferenza stampa di certo. presentazione ufficiale della stagione, della nuova stagione della ripartenza della Contrada. La ringraziamo e noi ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria.